Signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno. Bentornati sul canale, oggi siamo qui. Vado un po' contro a quello che ho detto nei video precedenti, dove dicevo appunto che non avrei più fatto motovlog in posti già visti, rivisti, no, sul canale. Però oggi abbiamo una buona ragione. Questa buona ragione si chiama Fabrizio, o più che altro la moto di Fabrizio. Fabrizio l'abbiamo visto nell'ultimo video con una moto un po' così, l'abbiamo visto con 636, e da sto 636 è diventata la regina dell'SBK ZX10R 2021. Nuova, nuova, fresca, fresca. Nel video di oggi sul canale andiamo a fare questo terminillo in rodaggio. In rodaggio, sì. Perché Fabrizio ci tiene a specificare che è rodaggio. Perciò, è rodaggio, se vuoi vedere, dobbiamo andare piano. Però fino a sto rodaggio Fabrizio ci ha detto che la proviamo, no? Perfetto, siamo d'accordo. Senti, hai fatto colazione? Ti è piaciuta la colazione? Come sai chi ha pagato la colazione? Il faccio. Dovevo pagarla Fabrizio, perché si sa, no? Moto nuova, se paga qualcosa. Mo pagherà il pranzo, immagino. Però intanto, a proposito dei pagamenti, io a questo punto parlerei dello sponsor di oggi. Conosci l'applicazione Satispay? No. Non l'hai mai sentita? Mai sentito. Ma ignoranza totale. Allora, Satispay, ragazzi, è un'applicazione che vi permette di pagare a distanza, non NFC, bensì con QR code o proprio a distanza. Da quazione di oggi, io ho chiesto il conto, l'ho pagato direttamente al tavolo, senza sta a guardare cassiera, a parlarci, che magari scorbunica la mattina ogni via. Spettacolare. In più, c'ha tante altre piccole funzioni che all'interno di questo video poi gliele andrò a dire. Però, cosa che a te sicuramente ti interessa, puoi pagare le multe. Ah! Aspettate un attimo. Bollettini, pubblica amministrazione e bolli auto e moto o furgone. Ah, pure. O carrello. Ah, pure. Tutto, può pagare tutto, è incredibile. Fabrizio, tu conoscevi? Se può pagare pure il multiplone. Può pagare pure il multiplone. Perché c'ha pure la funzione paga un amico. Ah, può fare trasferimento di denaro senza commissioni a un amico. Quindi Fabrizio, quando gli viene a raccattare da qualche parte perché la moto non va, tu vai là con il multiplone e gli dici: oh Fabri, dammi sti 50 euro. Dai. Fabrizio dice: ma ce l'ho contatti, che problema c'è? Tu gli tiri fuori Satispay. Dove si trova? Satispay lo potete trovare sia su Android sia su iOS. Non vi serve carta di credito, non vi serve niente, vi serve semplicemente un conto, perché Satispay si collega al vostro conto principale, quindi vi serve l'IBAN e il documento. L'applicazione si scarica, ti registri, pochi minuti ti danno la conferma della verifica dei documenti eccetera, fai una ricarichina sul conto perché si collega al tuo conto bancario principale, e poi la cosa figa è che hai la possibilità di impostare un budget. Oh, quindi da 0 a 500 euro c'è la possibilità di impostare il tuo limite, e settimanalmente l'applicazione vede se stai sotto o sopra. Se stai sopra, perché magari Fabrizio ha dato i soldi, ti tornano sul conto principale. Se stai sotto, perché dai i soldi a Fabrizio, ti ricaricano il conto principale. Guarda un po' che c'è la Satispay. Per pagare l'allarme di casa stiamo facendo il salvadanaio. Madonna! Applicazioni di un certo spessore, ve ne parlerò meglio più tardi nel corso di questo video. Io direi che, visto che avete mangiato, avete bevuto, ma avete già rotto un po' le palle, partiamo. Vediamola sta 10R accesa, no? Ovviamente, dopo aver fatto colazione noi, dobbiamo far fare colazione anche alle bestie. La mia è abbastanza sedata, visto che sta in riserva da 23 km. E se dovessi trovare il primo benzinaio chiuso qui sul raccordo, sono finito, raga. Il video finisce qua e al terminillo ci andiamo la prossima volta. Speriamo di arrivarci in maniera molto parsimoniosa. Do un pochino di gas e incrocio le dita. Vai, vai che sono salvo. 27 km di riserva. Mi sa che il massimo è tipo 32. Già mi è capitato la prima volta che sono uscito con l'RSV4 di rimanere a piedi. Eccola. Ah, raga, finita. Che culo, che botta di culo, raga, finita. 27,3. Finita. Finita. Non mi ha mai detto così tanto culo, raga. Secondo me su sta ZX10R hanno usato veramente tanto in termini di design. Dalle foto, devo essere sincero, mi piaceva molto meno. A vederla dal vivo, devo dire invece che non è bruttissima. Il codino mi piace molto. Gli hanno messo un po' di steroidi in più e ha questa funzione anche di alette, no? Incorporate, visto che ha dei buchi passanti. È il davanti che non riesco a capire se mi piace o non mi piace. La moto in sé per sé, ragazzi, comunque ci sarà un motivo se vince ormai da anni l'SBK. Se buona è buona. Peccato che con questo Euro 5 le moto ormai a livello di suono sono castrate, e infatti la moto di Fabrizio non la sento minimamente, sembra quasi in 600. Però sono sicuro che ci regalerà delle grandi soddisfazioni una volta che andrà a scatalizzare e a metterci su un bello scarichino. Chissà quanto ci metteremo oggi ad arrivare su al terminillo. Fabrizio è tutto uno preciso, capito? Quindi il rodaggio lo sta facendo non alla lettera, meno della lettera. Se Kawasaki gli dice che per i primi 200-300 km
chilometri deve andare tipo, che ne so, a 5000 giri, lui va tipo a 1000, è impressionante. Comunque vabbè, meglio così, meglio rispettare i dogmi della casa costruttrice e pazientare nell'aprire il gas. Mi rivedo un pochino in Fabrizio, perché proprio come lui il mio sogno nel cassetto era comprarmi fin da piccolo una ZX10R. Fortunatamente poi le cose nella mia vita sono andate abbastanza bene e ne sono riuscito a comprare addirittura due, quindi tanti auguri a Fabrizio per questo nuovo acquisto. Adesso però concentriamoci, usciamo da questo traffico, cominciamo un pochino a scannare. Siamo a Terminillo, vogliamo andare a fare pranzo caratteristico? No. All the way west. È caratteristico, è terminillese. Chi è? Guarda quanto è caratteristico. Mozzarella sticks made by Terminillo. Questa è mozzarella di alta quota, no? Sì, sì. Questa è proprio presa lì al Terminillo, dalle vacche del Terminillo. Sì, l'abbiamo visti prima, hanno munte. Hanno munte, hanno fatto le mozzarelle. Sì. E scusa, tu che ci fai qua? Te quando si parla di magnate la prima? Classico. Mi invitata tu? Oh. Oh. Ma io pensavo che fa schifo, ma poi due, ma pare schifissimo. Ma che vacche! Poi abbiamo saputo che paghi te, perciò qua. Chiaramente ci hanno satisfei e quindi pago io. C'ha la bocca piena che non riesce neanche a parlare. Senti, ma poi quando è che devo fare i satisfei così mi passi i soldi? Ma brutto, no, anche a stati io non c'entro niente. Te pure? Te pure. Quando è che devo fare i satisfei? Cos'è? Ci sta il link in descrizione? Ah, link in descrizione. Hanno pure 5 euro. Mazz. Facciamo subito. Te pago una data della moto che ti sei comprato. Io faccio da rispetto, paghi una rata. No, da 5 euro. No, scusa. Beh, costa 20.000 questa. Quanto? 20.000, l'hanno fatto stasola? Così tanto? Non è né un Suzuki né un Honda, è Kawasaki, lo sai. Posto? Ciao, grazie. Grazie. Oh, mamma mia, che la grande, quant'è? Poco, dai, 60. Dai, piega. Vabbè, va, sto regalo l'abbiamo fatto, ragazzi. A sto punto io direi che possiamo salutarci. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commento e mi piace sono d'obbligo. Presto, appena Fabrizio finisce il rodaggio e finisce di star telefono con la moglie, facciamo il test ride. È dovuto. Dopo sto pranzo offerto. No, qua non è dovuto niente. Perché gli fai perdere i capelli? A pagamento. Tanto già ce n'ha pochi. Test ride a pagamento. Ciao, ragazzi. Yeah.